Siamo adolescenti come tanti, dibattuti tra gioco e dovere, tra infanzia e crescita, computer e studio. Sono trascorsi 10 anni dalla rapina a mano armata all'ufficio postale di Pagani, in cui perse la vita il sottotenente Marco Pittoni, a 33 anni, che espirò dopo il ricovero all'Umberto I di Nocera Inferiore. Allora alla compagnia di Nocera Inferiore dei Carabinieri operava un sottufficiale dell'arma, il tenente Eric Fasolino, oggi comandante della compagnia di Batipaglia, con il grado di maggiore. La prima pista investigativa arrivò dai due sottufficiali che giunsero in corso, Ettore Padovano, dove videro una Volkswagen Fox in fuga con a bordo l'esecutore materiale dell'omicidio del sottotenente Pittoni, tale Marisca, allora ancora minorenne e appartenente a una famiglia legata al clan camorristico dei Gionta. La cerimonia di commemorazione si è tenuta ieri in piazza d'Arezzo, dove alla presenza dell'arma dei carabinieri e di quanti hanno voluto prendervi parte è stata scoperta una gigantografia raffigurante il tenente Pittoni. Per noi è fondamentale ricordare il sacrificio del tenente Pittoni. Una ricorrenza triste, molto triste. Sicuramente una ricorrenza molto triste, perché siamo qui a ricordare i 10 anni della scomparsa del nostro ufficiale. Però nello stesso tempo credo che sia molto significativo quello che viene fatto. Significativo per noi come istituzione, perché noi non dimentichiamo chi si è sacrificato portando questo uniforme al servizio della cittadinanza e della nostra nazione. Ma è significativa soprattutto per la città di Pagani, per la vicinanza che la città di Pagani dimostra, per l'impegno anche che mette la partecipazione, e soprattutto è significato per il messaggio che noi riusciamo a dare alle nuove generazioni con questa cerimonia. Sembra oggi, quel tremendo giorno, purtroppo facciamo poco, ecco, dobbiamo ricordare, dobbiamo fare in modo che, ecco, i nostri ragazzi possano prendere i valori, quello che Marco ha voluto trasmettere nella sua breve vita, ma ancora di più il suo gesto, ecco, dare la propria vita per gli altri, e quindi questo è un messaggio forte, un messaggio importante.